Signor, perché solo tu dai gioia al mio cuore, si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signor, perché la tua via conduce alla vita, si rallegra l'anima mia. Solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, come un tenero padre sei verso di me, mio Signore. Alleluia, 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 gloria al Signore. Alleluia, 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 gloria al Signore. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, gloria al Signore. Adesso iniziano le donne e gli uomini rispondono gloria al Signore. Coraggio, le donne. Alleluia. Gli uomini, gloria al Signore. Gloria al Signore, gli uomini, gloria al Signore, donne, gloria al Signore, gloria al Signore, tutti, gloria al Signore. Quando visitiamo un luogo in Terra Santa, chiediamo sempre: che cosa ha fatto qui Gesù? Che cosa ha vissuto? Che cosa ha detto? Che cosa è avvenuto? Dal Vangelo di Luca. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di spostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Dal Vangelo di Matteo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma. Per quanti di noi Gesù è vero, reale o è un fantasma? Per quanti di noi Gesù è subito riconosciuto o rimane sempre uno straniero? E gridarono dalla paura, ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Sono io o sono io anche quando c'è il vento, quando c'è la tempesta? Sono io?
anche negli avvenimenti fortunosi? Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Sulla barca gli amici di Gesù sono attenti alla voce del Signore, la parola ascoltano con amore. Gesù parla e dice al loro cuore: a remar, a remar, a remar, tutti e vici, tutti in alto, a remar, a remar, a remar, forza amici, tutti in alto, a remar, di nuovo a remar, a remar, a remar, forza amici, forza amici, tutti in alto, a remar. Arremà, arremà, forza amici, tutti in alto, arremà. E allora adesso possiamo gioire, cantare, danzare, e i nostri cuori sono come fiumi di acqua viva. Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore, gioia nel cuore dentro me. Alleluia, gloria a Dio, è come un fiume d'acqua viva, fiume d'acqua viva, fiume d'acqua viva dentro me. Alza le braccia e loda il tuo Signore, alza le braccia e loda il tuo Signore. Dai gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Lui. Alza le braccia e loda il tuo Signore. Io ho questo mare nel cuore, questo mare nel cuore, questo mare nel cuore dentro me. Alleluia, gloria a Dio e come forte! Fiume d'acqua viva, fiume d'acqua viva dentro me. Alza le braccia e loda il tuo Signore, alza le braccia e loda il tuo Signore. Dai gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Lui. Alza le braccia e noi. Stringici insieme, insieme Signore, con corde che non possono rompersi. Stringici insieme, insieme Signore, stringici in nodi d'amore. E via via che diremo forza 3, se voi vi muoverete come la barca agitata dal vento. Stringici insieme, insieme Signore, con corde che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme Signore, stringici nodi d'amore. Ancora lentamente. Stringici insieme, insieme Signore, con corde che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme Signore, stringici nodi d'amore. In alto le mani, tu sei il nostro Signore. Tu sei il nostro Signore, l'unico nostro gran re, l'unico nostro gran re. In te noi siamo un sol corpo, in te noi siamo un sol corpo, col cuore ti ringraziamo, col cuore ti ringraziamo. Cresce il vento, forza 5, stringici insieme, insieme Signore, con corde che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme Signore, stringici nodi d'amore. In alto, fatti per gloria di Dio, fatti per gloria di Dio. Suo figlio ci riscattò, suo figlio ci riscattò. Nati per essere puri, nati per essere puri. Gesù vittoria acquistò, Gesù vittoria acquistò. Il vento cresce, il
stringici insieme, insieme, forza sei, forte come possa rompersi, stringici insieme, insieme, Signore, stringici nodi d'amore. Su in alto, noi siamo famiglia di Dio, noi siamo famiglia di Dio, noi siamo i figlioli suoi, noi siamo i figlioli suoi, noi siamo la sua promessa, noi siamo la sua promessa, suo patto nel nuovo vin, suo patto nel nuovo vin. Aumenta il vento, forza, stringici insieme, insieme, Signore, con corde che non possano. Forza otto, stringici insieme, insieme, Signore, stringici d'amore. Forza nove, stringici insieme, insieme, Signore, con corde che non... Coraggio, dice il maestro. Stringici insieme, insieme, Signore, stringici nodi d'amore. Ce l'abbiamo fatta! Presidente, siamo appena tornati da questa festa con i discepoli sul lago di Tiberiade, un momento di gioia, di canti, di testimonianza. Ogni volta è un'emozione che si rinnova qui in Terra Santa. Verrebbe da prendere sul serio per un momento una frase di Gesù che sembra incredibile quando dice farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Noi non sappiamo, i Vangeli non ne danno notizia se sulla barca gli apostoli danzarono, ma a noi piace farlo, immaginando che possiamo danzare sulle nostre miserie, sulle nostre debolezze, su tutte le forme di tempesta che devono essere sedate e farlo con la semplicità dei bambini, come ci ricorda il salmista. È interessante vedere in quanti modi la parola di Gesù si può sperimentare in questo lago, lungo le rive di questo lago, in ogni angolo di questa terra che è santa proprio perché è specialmente benedetta da Dio. E ogni volta è un'esperienza nuova e osare, essere audaci nella fede, nell'esperienza dello Spirito è qualcosa che ci regala sempre grande stupore e grande consolazione interiore. E del resto la barca fu per Gesù non soltanto il luogo nel quale ammaestrava, ma anche riposava. Ed è bello pensare che al termine di una giornata abbiamo riposato con Gesù, cantando, lodando, danzando, ed è un'esperienza che segna i fratelli, le sorelle, ma direi ancor più l'equipaggio di queste barche, che non sono soliti vedere una comunità in festa, che rinuncia a canti tradizionali d'Italia o a canti che poco raccontano della storia di questo lago e che invece mettono i salmi, i canti della tradizione del rinnovamento e la stessa esperienza della lode dentro questa navigazione meravigliosa. Adesso si ritorna a riva e si riparte e il duc in altum, il prendere il largo, non finisce qui. Yeah.
Siamo sulle sponde del fiume Giordano, la parola Giordano significa colui che discende, anche la sua forma geografica ha questa dimensione del discendere, del portare con sé la vita, anche tutto ciò che indica il mistero di chi si immerge, di chi viene trascinato, non dallo spirito del male ma dallo spirito del Signore. E qui colui che umiliò se stesso e ha assunto la natura umana si è fatto battezzare, dicono i padri della Chiesa, dal servo Giovanni il Battista. Colui che si è fatto servo si fa battezzare dall'ultimo dei profeti. Il segno di Gesù che scende nelle acque significa che la nostra umanità scende nel punto più basso non solo della terra ma anche della nostra umanità, e questo è il senso dell'incarnazione. Allora venire qui, venire a fare questo gesto non significa solo ricordare un evento del passato ma significa fare memoria, rientrare dentro questo mistero della salvezza. Noi siamo immersi con Cristo, come dice l'apostolo Paolo, e risorgiamo con lui a vita nuova. Gesù è stato battezzato al di là del Giordano, in Betania, al di là del Giordano, dove si trovava il Battista. Qui noi ricordiamo il nostro battesimo, però fate attenzione che c'è modo di ricordare e modo di fare memoriale. È diverso. Chi ricorda, ricorda cose passate che ormai non tornano più, mentre chi fa memoriale vede che la realtà che ha già vissuto vive ancora. Ed è quello che noi chiediamo oggi per la potenza dello Spirito Santo, che si rinnovi in noi. Per questo rinnoveremo le promesse battesimali, per questo rinunceremo a Satana e ad ogni spirito che va contro lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo si effonderà su di noi. Il giorno in cui venne battezzato Gesù si aprirono i cieli, chiediamo che si aprano i cieli per noi oggi. Carissimi, chiediamo a Dio Padre di rinnovare potentemente l'uomo interiore mediante l'effusione dello Spirito Santo che il Figlio suo Gesù, innalzato alla destra di Dio, ci ha donato per vivere nell'osservanza dei comandamenti, imparando ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Desiderate ardentemente ricevere il dono dello Spirito Santo? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua resurrezione. Sarete aiutati dai fratelli del servizio per entrare in qualche modo dentro queste acque, e lungo questo tempo, questa azione di grazia, ci saranno momenti di preghiera per la nostra conversione, per la nostra guarigione interiore, e continueremo il lavoro che ieri lo Spirito ha già iniziato a Magdala, ma tutto il giorno lo Spirito lavorerà, tutto il giorno fino a questa sera all'Eucaristia lo Spirito lavorerà. Per favore diamo il benvenuto allo Spirito Santo e diciamogli buon lavoro. Gesù,
Noi rinnoviamo oggi, attualizziamo e facciamo dunque una memoria viva, efficace di questa esperienza straordinaria che San Paolo, nella lettera che abbiamo appena ascoltato, ci dice essere una esperienza kerigmatica. L'annuncio del kerigma si fa kerigma nella nostra vita, cioè l'esperienza della morte e della risurrezione di Gesù. Dunque possiamo certamente dire, riprendendo le parole del Battista, sarete battezzati in spirito e santo e fuoco, non più da me, ma da Gesù, da Lui. Lui ha il battesimo, che noi oggi qui in qualche modo dobbiamo fare questa esperienza. Dobbiamo morire e dobbiamo risorgere. Questa acqua diventa fuoco perché brucia il peccato e torna ad essere acqua, perché ci ridà la vita. Gesù andò al Giordano per farsi battezzare. Vorrei introdurvi una figura che prefigura Gesù. Gesù è il liberatore, abbiamo imparato ieri. Ma chi è il primo grande liberatore di Israele? Chi è che prefigura il Messia? È Mosè. E Mosè supplicava il Signore dicendo: Signore Dio, permetti che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano. E il Signore, sentite che cosa risponde in Deuteronomio 3. Basta, non parlarmi più di questa cosa, ma tu non passerai questo Giordano. Mosè deve fermarsi prima, Mosè prefigura il grande liberatore, non è il Messia. Sarà Giosuè a fare questo passaggio, a portare a compimento l'opera interrotta da Mosè, ma neanche lui era il Messia. Il Messia è Gesù, è lui che deve entrare in queste acque. Dalla Galilea, come noi questa mattina, andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare. E il Battista non fa mistero. Non sono io il Cristo, io sono solo stato mandato innanzi a Lui. Lui ha il battesimo, Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Dunque anche colui che sta in mezzo alle acque, anche colui che accoglierà Gesù e di cui Gesù dirà non è sorto tra i figli di donna un uomo più grande del Battista, di Giovanni, neanche Giovanni è il battezzatore. Giovanni ben sapeva chi era Gesù. Avrebbe liberato il popolo dai suoi peccati, non lo dimenticate, è ciò che in sogno l'angelo dice a Giuseppe. E così lo indicherà, lo additerà alla folla. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Questo è il battesimo di Gesù. Ecco colui che ha il potere di togliere il peccato dal mondo. E noi siamo venuti qui per questo, noi ci fermiamo qui per questo. E Gesù ci dice: attenzione a pensare che è il mondo che vi contamina, siete voi e il vostro cuore che contamina il mondo. I nemici non sono fuori, i nemici sono tutti dentro. E io combatterò i miei nemici, dice il Signore. E Gesù si prepara in preghiera, com'è bella l'immagine che abbiamo in Giovanni, al capitolo 3, dopo che ha detto che
questo battesimo è di fuoco, fuoco, sono venuto a portare il fuoco sulla terra, Luca 12, e come vorrei che fosse acceso. Si vede adesso Gesù che è in preghiera, si dice esattamente così, Gesù stava in preghiera lì nel Giordano, mentre sotto forma corporea lo Spirito Santo, colomba, si posava su di lui, si posava per rimanere. Che cosa vogliamo dire allora? Che il Giordano è Cristo, che le acque nelle quali ci immergiamo è la vita di Cristo, che la vita nuova nello Spirito che ci sta mettendo in cammino altro non è se non la vita divina di Cristo. Noi siamo Cristo entrando in queste acque, abbiamo il medesimo battesimo di Cristo, abbiamo la medesima unzione dello Spirito. In queste acque Satana viene soffocato, Satana viene definitivamente sconfitto sulla croce, ma qui è soffocato, così come nel deserto viene umiliato da Cristo. Sta scritto, in queste acque Satana è soffocato, niente più dell'umiltà di Cristo lo soffoca. Niente più dell'umiltà di Cristo ai piedi del Battista lo soffoca e lo umilia. I cuori arrabbiati non hanno più scampo, la violenza deve essere annegata. I cuori malevoli non hanno più scampo, il rancore deve essere annegato. I cuori ingannati non hanno più scampo, l'errore deve essere annegato. I cuori affranti non hanno più scampo, il dolore deve essere annegato. E allora possiamo risorgere, come dice Paolo. E allora, se vivremo questa morte, se vivremo questa mortificazione, se vivremo questa umiliazione e saremo simili a Lui, anche conosceremo la Sua risurrezione, dunque la vita nuova, dunque la vita eterna. Paola, siamo a metà del cammino qua in Terra Santa, cosa sta rappresentando questa esperienza? È un'esperienza molto bella e diciamo profonda da un punto di vista spirituale, personale, di rinnovamento, proprio a vita nuova. Io sono veramente tanto diciamo contenta di vivere questi momenti, soprattutto quelli che abbiamo vissuto oggi nel fiume Giordano, in cui ci siamo completamente immersi in queste acque che ci hanno purificato, nelle quali abbiamo proprio affogato tutti i peccati. Francesco e Daniela, è la prima esperienza per voi al pellegrinaggio qua in Terra Santa, e allora iniziamo a capire un po' quello che è il primo bilancio, insomma, di questa settimana. Siamo un po' a metà del cammino, quindi quali sono le emozioni di questa esperienza? Beh, è iniziato tutto con un po' di confusione e non riuscivo bene a capire cosa mi succedeva, però man mano sono riuscito ad avere forti emozioni fino ad arrivare oggi a provare una rinascita nello spirito. Per me è un insieme di grazie che si susseguono, e adesso sono in una fase di sto accogliendo, accolgo e penso che digerirò tutto al ritorno. Adesso sono in una fase di riempio le valigie. Per Maria è la prima esperienza qua in Terra Santa, il primo pellegrinaggio sui luoghi di Gesù. Stamattina siamo stati al fiume Giordano, una tappa d'obbligo. Guarda, non so descriverla, mi sono sentita qualcosa dentro che mi toccava l'animo, proprio il cuore mi tocca. Signore, figli di Dio, dategli gloria e potenza, senza timore, dategli gloria e potenza.
ci troviamo qui nei pressi di Gerico, nei pressi del Tell Sultan, la Gerico di Giosuè, che, come narra la Sacra Scrittura, la Bibbia, è stata espugnata proprio da Giosuè mentre entrava nel luogo indicato, nella terra promessa. Hanno varcato il Giordano e hanno trovato l'ultimo baluardo che impediva il passaggio a Gerusalemme. Nei pressi di Gerico, nella steppa di Gerico, Giovanni Battista ha iniziato la sua missione di annunciare un battesimo di conversione. Quindi ci troviamo nel deserto di Giuda e ci troviamo nei luoghi dove la tradizione cristiana indica non solo il battesimo di Giovanni Battista, ma indica anche il luogo della tentazione di Gesù. Gesù, dopo essere stato battezzato, unto dallo Spirito, lo stesso Spirito lo muove nel deserto per prepararsi alla sua missione. E viene tentato, come dice il Vangelo, dopo i 40 giorni nel deserto di preparazione, di riflessione, l'incontro con il Padre, ebbe fame e fu tentato. Ecco, questo luogo ci indica come la nostra umanità ogni giorno è chiamata al combattimento spirituale. Noi rinati nel battesimo a vita nuova, rinati dall'alto, ogni giorno siamo chiamati, mossi dallo Spirito, non soltanto a vivere la grazia, ma anche ad affrontare il combattimento spirituale. Questo luogo ci indica proprio che con Gesù noi possiamo vincere, come Gesù ha vinto la tentazione, come Gesù ha sconfitto il nemico basandosi sempre sulla parola, basandosi sempre nella piena comunione con il Padre, anche il credente in Gesù può vincere e sconfiggere il male. Può sembrare il luogo della fame, ma io vi porto nelle praterie, vi prospetto una prateria. Può sembrare un luogo malsano, insicuro, ma c'è il mio bastone che vi conduce, perché per un ebreo il pastore è tutto. Ricordiamo che il popolo ebraico viene da un nomadismo lungo la storia, per cui il pastore incarna tutto, non c'erano mappe geografiche, non c'era nulla, quindi la strada la conosce lui, solamente lui conosce la strada. Dire non mi manca di nulla perché il pastore è con me. Ecco, richiamo forte alla presenza di Dio. Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Quando arriveremo a questo assoluto, il nostro cammino è arrivato a un buon punto. Anche la seconda parte del Salmo ci fa notare questo estremismo, questo polarizzare le cose tipico della Bibbia. C'è l'esempio della tenda. Nella tenda, nella mia tenda puoi abitare, nella mia tenda puoi vivere, nella mia tenda c'è posto per te per sempre, addirittura per tutti i giorni della tua vita. Con tutte le dimore dell'uomo.
ci ha provato Israele a racchiudere la presenza di Dio in un tempio. Era il sogno di Davide, di Salomone. Tutti hanno una casa, tutti hanno una reggia, ma Yahweh non c'ha una reggia? Yahweh non c'ha una tenda? E la facciamo noi. Ci proviamo noi a fare questa tenda. E poi sappiamo quello che è successo di questa tenda. Questo volere a tutti i costi circoscrivere Dio dentro. Dentro questa tenda possiamo abitare per sempre. Non la tenda fatta da mani d'uomo. L'ospitalità che Dio ci offre è totale, al di là di qualsiasi nostra opinione, al di là di qualsiasi nostro anche peccato. Noi in questa tenda possiamo abitare sempre, ci possiamo contare sempre. Nella mia tenda è possibile vivere e respingere gli assalti del male, degli aggressori. Nessuno ti potrà toccare. Ecco, usciamo da questo scenario e concludo ricordando che il Salmo nasce qui, non nasce nelle nostre praterie, perché qui è possibile vedere gli opposti, gli estremismi, ma ci chiama all'assoluto. Tante cose non servono, tante cose sono inutili, solo Dio rimane, solo Dio è quello che fa per noi. E quindi un richiamo forte a non scegliere la via del compromesso, ma di essere radicali in certe scelte, non estremisti, ma certamente decisi. Il Signore ci chiama all'assoluto, a essere radicali, forti nelle nostre posizioni ed essere decisi anche nel seguirlo dopo un percorso che abbiamo fatto adesso qui in Terra Santa. Quindi questo scenario qui, questo santuario che vediamo alle nostre spalle, è l'invito ad essere forti e duri, di non cedere al vittimismo e non cedere neanche al compromesso, perché Dio è con noi in questa casa, possiamo vivere tutti i giorni della nostra vita, per sempre, dipende da noi, la porta è aperta, dipende da noi entrare e dimorare. Sii tu il mio sostegno, resta per sempre con me. Se l'avvenire sembra oscuro, battuta al volo, siamo nel deserto, un luogo per eccellenza per riflettere veramente sul nostro essere cristiani. Cos'è per te questa tappa? Questa tappa, questo luogo geografico è incredibile, è uguale a se stesso eppure diverso, infinito e sembra tutto vicinissimo, cioè un paradosso, il paradosso della vita senza l'acqua, della vita dove non può sembrare esserci vita. E questo ti spinge a riflettere, ad andare in profondità e a vedere le cose oltre il limite del possibile. Liviano e Aurora, per voi è la prima volta qua in Terra Santa, in questa esperienza così particolare, quindi cosa rappresenta questo pellegrinaggio con il rinnovamento? Questo pellegrinaggio rappresenta un momento, cioè un cammino come Gesù lo stiamo facendo anche noi nel deserto. È un'esperienza che ti lascia veramente senza parole, lo stavo dicendo prima, ma è veramente una cosa grande, perché vivendo in questa terra, camminando su questa terra, tu capisci veramente, cioè, il cammino che ha fatto Gesù qua. Il deserto è un luogo misterioso, affascinante, e il Signore cosa ti comunica? Tutto il suo amore che ha avuto per noi. E questo sole che si scalda è l'amore che sento che mi penetra. Il messaggio che ho ricevuto da lui è questo: mi ama tanto, ci ama tanto, e mi auguro proprio che questo amore di saperlo trasmettere a chi ancora il Signore non l'ha incontrato. Io vivo di te, mio Signore.
sta per sempre con me. Se l'avvenire sembra oscuro, nulla con te temerò. Cibo e bevanda di vita, io t'amo, t'amo Gesù. Signore Gesù, a Nazareth ti abbiamo riconosciuto come colui che è la vita. Qui vogliamo riconoscerti come colui che è la verità. Noi siamo qui nello spirito, nell'unzione profetica per preparare anche noi la venuta del Signore, ma nella nostra vita. Questa è una tappa obbligata del nostro cammino verso Gerusalemme. Qui lo Spirito sospinse Gesù. Gesù rimane qui, sospinto dallo Spirito, dopo il battesimo che ha ricevuto nel Giordano. Noi stiamo facendo esattamente lo stesso cammino di Gesù. Lo Spirito lo spinge lì in quel fiume e da quel fiume lo porta qui e ancora una volta lo spinge. Quando parliamo dell'effusione dello Spirito e quando parliamo del nostro battesimo, del sacramento del battesimo, non lo dimenticate mai, noi parliamo della triplice unzione battesimale. Qual è la triplice unzione battesimale? La prima è l'unzione, la prima, battesimo, è l'unzione, il battesimo di Gesù. Quell'unzione è sacerdotale. Poi c'è la seconda unzione. Gesù è spinto nel deserto ed è l'unzione regale. E dal deserto noi in realtà andremo verso Gerusalemme, ma la Bibbia ci dice, Luca, che racconta delle tre unzioni al capitolo 4, che Gesù tornò in Galilea e lì entra nella sinagoga di Nazaret, apre il rotolo di Isaia e proclama: lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato ad annunciare, a proclamare, promulgare, sono tutti verbi che sono sotto la terza unzione, è l'unzione profetica. Noi dobbiamo decidere da che parte vogliamo stare. Ci sono due regni, c'è l'incarnazione e c'è la controincarnazione. C'è il regno della salvezza, mysterium salutis, e c'è il regno dell'ingiustizia, dell'iniquità, della menzogna, della falsità, mysterium iniquitatis. Seconda Tessalonicesi capitolo 2, è in atto e deve essere tolto. San Paolo ai Corinzi, togliete il malvagio di mezzo a voi. Nel deserto noi siamo portati a riconoscere che quel maestro è Signore e anche Salvatore. Perché molti non riescono a dire Gesù è il Signore? Perché Gesù non ha ancora fatto niente per loro. Non hanno niente da raccontare. Non hanno vittoria da raccontare. Se la nostra vita non è vittoria di Dio, se anche noi a colpi di sta scritto, non vediamo fiorire il nostro deserto, noi non capiremo le parole del Signore. Voi non potete dare ascolto alla mia parola, voi non potete credere in me perché siete sotto l'azione di un altro spirito che fa due cose nella vostra vita. Due cose fa nella vostra vita. Uno, è menzognero, falsificatore,
E questa menzogna e questa falsità, dice Gesù, uccide. E la seconda isola, divide, separa, perché al fine uccide. Dunque è omicida, dice Gesù, Giovanni 8, è omicida fin dal principio, cioè è morte, è uno spirito di morte. Nella terza tentazione dirà Gesù, ma dove sono i tuoi amici, i tuoi angeli? Dove sono? Non sei solo? Falli venire vicino a te, chiamali. Vedete, capovolge la strategia, lui che sa solo isolare per uccidere. Allora, carissimi miei, se vogliamo che ci sia signoria di Gesù, questa è la signoria della verità. Ecco perché San Paolo nel combattimento spirituale, Efesini 6, quando parlerà dello spirito di verità, dirà la spada è la spada dello spirito, la parola di Dio. Bene, anche noi, dice San Paolo, abbiamo due armi, una di offesa e una di difesa. Qual è l'arma dell'offesa? Quella con cui si combatte, l'avete capito. La spada dello Spirito Santo, cioè la parola di Dio. E qual è l'altra arma, quella di difesa? Lo scudo della fede. Non dimenticate mai la progressione che San Giacomo, nella sua lettera al capitolo 1, dice in modo molto chiaro. Vorrei che lo imparaste a memoria questo, quando parliamo della tentazione. Le tre tentazioni nel deserto. Dice Giacomo, guardate la progressione, la tentazione porta al dubbio, il dubbio porta all'incredulità, l'incredulità porta al peccato e il peccato porta alla morte. Ma in quel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, Gesù ristabilisce la verità quando dice che è la verità che ci farà liberi e non la libertà che ci farà veri. Nel deserto si impara questa realtà dello spirito. È la verità che vi renderà liberi. E allora sarete davvero miei discepoli. Non la libertà che vi renderà veri. Sii libero e allora sarai te stesso, sarai vero. Cosa possiamo fare allora in questa tappa che ci porta ormai a Gerusalemme? Possiamo riparare. Si ripara nell'adorazione. Il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Ecco il silenzio, il segreto. Si ripara accettando le mortificazioni. E poi nel deserto si ripara anche con la penitenza e con il digiuno. È Gesù stesso che ci dice che certi diavoli non si scacciano né con le preghiere di guarigione, né con le preghiere di liberazione, ma soltanto col digiuno, con la penitenza, con l'elemosina, con l'offerta della nostra vita, con il servizio umile al Signore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Che cosa? Forse la tribolazione, la nudità, l'angoscia, il pericolo, la fame? La spada, la morte? No, dice Paolo. In tutte queste cose siamo più che vincitori. Nel deserto noi sappiamo solo vincere. Nel deserto Gesù ha vinto e continua a vincere. La 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 la
tua tristezza. Gerusalemme, Gerusalemme, canto e danza al tuo Signore. Santo l'altro mondo, Gerusalemme, Santo l'altro mondo, Gerusalemme, con la mia testa, Santo mondo, Gerusalemme. Sorridendo, sorridendo, del Cedron, dove c'era la scalinata principale. Certamente non era l'unica, ma c'era questa scalinata principale che dava accesso al Tempio, che tante volte Gesù ha percorso, dove Gesù è salito fin dai 12 anni insieme con Maria e Giuseppe. Quindi non era soltanto un unico accesso, anche perché i cortili del Tempio erano più di uno. C'era il cortile dei Gentili, dove potevano entrare anche i pagani, c'era il cortile delle donne, il cortile degli uomini, il cortile dei sacerdoti, e fino ad arrivare poi al Santa Santorum, dove poteva entrare il sommo sacerdote una sola volta l'anno. Ecco, quindi vediamo però la maestosità del Tempio. Maestoso era il Tempio fatto da Salomone, ancora più maestoso il Terzo Tempio, quello poi costruito da Erode e andato distrutto nel 70 d.C. ad opera di Tito. Il Signore
c'era uno scambio, qui si compravano gli agnelli, le colombe, gli agnelli per riscattare i primogeniti, le persone benestanti portavano gli agnelli, le persone meno benestanti che cosa portavano? Due colombe, e Giuseppe e Maria, non essendo benestanti, porteranno semplicemente due colombe al tempio per appunto riscattare, secondo la tradizione biblica, il primogenito, e Gesù è il primogenito che nasce. Questa idea del primo, questa immagine del primogenito è molto importante, perché così è Gesù, è il primogenito non tanto umano, ma è il primogenito, il figlio di Dio. E questa è la zona occidentale del muro, questo è il famoso muro del pianto. Stanno pregando. La preghiera, la preghiera. Tutto il muro di contenimento è del periodo di Erode, quindi questi lastroni che vediamo noi così, Gesù li ha visti. Vedete l'arco di Robinson, che era quello che vedevamo, quella sorta di, diciamo così, di arco con la scalinata che permetteva di entrare al Tempio. Allora, avete in mente l'immagine che avevamo sotto della spianata del Tempio, quindi qui ci troviamo nell'antico palazzo del re. Salomone, quando costruisce il Tempio, costruisce anche il suo palazzo in questa zona sud del Tempio. E naturalmente quando il figlio di Malik costruisce la moschea Al-Aqsa, abbiamo detto la più lontana dalla Mecca, la costruisce su questo punto e si fa il suo palazzo vicino dove era il palazzo dei re, dove era il palazzo di Salomone. Quando arriveranno i crociati nel 1099, naturalmente invaderanno Gerusalemme e trasformeranno le due moschee che ci sono sopra in che cosa? In chiese cristiane, per cui la moschea sulla roccia diventerà la chiesa del Tempio del Signore, il Templum Domini, e questa chiesa verrà dedicata alla Madre di Dio. E vedete tutti i capitelli, eccetera, eccetera, sono i capitelli della vecchia chiesa crociata che oggi sono stati sistemati nella zona museale che è qui accanto. Nella parte più avanti, che noi non vedremo perché ci sono le scale, c'erano i luoghi dove venivano fatti i sacrifici da offrire. Sacrifici che erano più o meno di questo tipo. La gente arrivava, vi ricordate ad esempio le colombe di Giuseppe e Maria, perché erano poveri, ma c'era chi arrivava con i vitelli, con le capre, eccetera. Venivano sgozzati, le interiora venivano bruciate, questa era l'offerta a Dio. La carne serviva per mantenere quelli del Tempio. Noi cristiani rompiamo il cosiddetto monoteismo abramitico e noachico, e quindi aggiungiamo all'interno del mistero unico di Dio altre due persone. Però le tre grandi religioni monoteiste, nonostante tutto, vengono definite l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Il Signore mi ha forza di vita. Dicevo che qui davanti a noi c'è il muro occidentale, detto impropriamente muro del pianto. In pratica è una sinagoga all'aperto, è il luogo di preghiera per eccellenza di ogni ebreo, anche quelli che vengono dalla diaspora, quelli che vengono a visitare Gerusalemme. Questo muro è considerato sacro, anche se con la costruzione del Tempio, il grande Tempio di Erode, c'entra poco, perché è soltanto un muro di contenimento fatto costruire da Erode. Alcune di queste pietre sono originali, quelle più in basso, quelle più in alto invece sono poi riportate, che è stato fatto da Erode per poter ingrandire il Tempio. La spianata del Tempio, come l'abbiamo vista noi oggi, è stata ingrandita da Erode. Per farlo ha costruito questo muro. Luogo di preghiera
per eccellenza, perché oggi viene considerata la sinagoga, ed è lì su questa spianata che deve essere ricostruito il Tempio di Gerusalemme. Non può essere costruito ad altre parti, questo è il motivo di contesa, perché quella spianata oggi è moschea, ma è luogo sacro anche agli ebrei. Dice di te.